Yugi a tutti i duellanti, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast. Questo giro con Alessandro di Old Italians Gem, uno dei più grandi collezionisti, a mio parere, d'Italia. Detto questo, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio, ragazzi, per comprare tutte le vostre cose da collezione. Funko, giochi di carte, giochi da tavolo. Lego, hanno anche i Lego attualmente, quindi ovviamente se volete usufruire di un piccolo sconto e ovviamente supportarmi, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Junkstore, il miglior negozio per l'acquisto di prodotto coreano, giapponese e poi hanno anche One Piece, gradate, roba Bandai, hanno veramente tanta roba. Quindi ovviamente referral link e il codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link. Ragazzi, Instagram è qua sotto, contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, ragazzi, andiamo al video. Ciao Ale, grazie infinite per essere qua, mi fa molto piacere che hai accettato l'idea di partecipare al podcast. Prima di tutto ti chiederei, uno, chi sei, ma soprattutto come ti sei ritrovato nel mondo di Yugi, perché da zero alla tua collezione c'è un mare enorme di soldi. Ma vabbè, dai, sorvoliamo, ne parleremo dopo. Allora, ciao a tutti, innanzitutto grazie, sono io che ringrazio te Federico per l'invito nel tuo canale. Abbiamo parlato anche dal vivo e quindi per me è un piacere essere qua. Come tutti, io mi sono appassionato a Yu-Gi-Oh! da bambino e sono poi rientrato in questo mondo del collezionismo un po' per curiosità, un po' per caso nel lontano 2016. Ci tengo a dire che è stata una discesa molto graduale, quindi nel tempo magari ho imparato a valutare le carte, a conoscere il mercato, a comprendere maggiormente le cose. Comunque i primi tempi per me pensare per esempio di spendere anche solo 150-200 euro per una carta era una follia, anche se è vero che era un mercato completamente diverso da quello di ora e molto più accessibile. Una piccola precisazione, ci tengo a dire che non sono mai stato un giocatore e quindi sono totalmente ignorante in materia. Ho sempre soltanto visto Yu-Gi-Oh! Collezionismo. Da subito, ovviamente, il mio interesse principale era quello delle carte da espansione. Poi, piano piano, mano a mano negli anni, mi sono sempre più avvicinato a quelle che sono le carte più rare di Yu-Gi-Oh! Perché mi hanno, diciamo, appassionato sempre di più e quindi è nata questa mia voglia di ricercare, anche possedere, se possibile, alcune di queste carte. Mi ricordo la prima che ho avuto, che l'ho avuto totalmente a caso, l'ho comprata, era il 2018 ed era un Death Volscalp versione trofeo della Summer Cup del 2008 ed ero totalmente affascinato perché era molto diverso da una carta, era proprio un trofeo in vetro con incastonata questa carta, quindi per me era veramente una cosa molto, da una parte strana però anche molto affascinante. Quindi da lì poi gradualmente mi sono appassionato, avvicinato anche a molte altre carte di questo genere. Ma guarda, ti dico, io sono come te, nel senso, prima ho iniziato a collezionare roba che mi piaceva, anche roba distrutta, palesemente sfondata, ma che attualmente post pandemia costa tipo 70 volte il normale, perché sai, tipo becchi una carta da retropack, bella, incredibile, sta a 4,50 euro, poi post pandemia ti ritrovi ad avere 250 euro di carta pur. Sì. Poi sai, inizi a guardare live, inizi a guardare i video, inizi a guardare la gente su Instagram che flexa carte da 30.000 euro, inizi a prenderti la voglia di dire, cavolo, perché non iniziamo anche Capisco, noi capisco. con queste cose belle. Più che altro ne ho parlato anche con Neymir Merli, non so se lo conosci, praticamente è il campione nazionale del 2005 di GOT. Tranquillo, gli ho già chiesto se vende il trofeo, quindi niente. Guarda, ti dico una piccola curiosità, c'ero già passato anch'io, quindi ci ho parlato anch'io proprio per questa cosa qua, e quindi lo sapevo già, non mi hai detto niente di nuovo. Bene, ok, e sappiamo anche che andammen aperand e dove prendere il trofeo. E che anche lui tipo è affascinato dalle promo. Cosa è promozionale che non puoi averlo con i metodi convenzionali, lui va fuori e deve acquistarlo. Là io ultimamente nello stesso modo. Più che altro perché quando le guardi dici, cazzo, sono riuscito a ottenere qualcosa che nessuno può avere. Che poi c'è della roba più fattibile, della roba meno fattibile. Però, diciamo, ha un gusto differente. Per quanto può essere l'artwork è una merda, però il fatto che non l'hai ottenuto tramite metodi convenzionali è bello. Fatto, secondo me, è che poi questi oggetti rispetto alle carte d'espansione hanno comunque una storia a sé, cioè ognuno rappresenta un qualcosa, racconta una storia, quindi sono molto particolari come oggetti e quindi anche per questo molto ricercati. È questo, sì, su questo ti do totalmente ragione perché, esempio, adesso Tyler era anche una bella carta, però l'idea che sia una carta
appartenuta a un ragazzo che aveva una forma aggressivissima di cancro, che è sopravvissuto al cancro. Cioè, nel senso, è bella già l'idea della carta. Tipo, anche se me la ristampassero, saprei che quell'artwork viene da una storia incredibile. E cosa che, tante carte anche delle ultime espansioni non hanno. Sì, ok, ci crei una lore infinita dietro, però è la classica carta. Cioè, già anche il fatto... Sì, no, sono totalmente d'accordo. Poi è anche, cioè, anche vero, io rispetto totalmente le carte d'espansione perché siamo tutti cresciuti con quelle. Quindi diciamo che le promo, le carte premium sono proprio un next level del collezionismo Yu-Gi-Oh! Diciamo, sono cose abbastanza per pochi perché comunque sono molto selettive anche sul prezzo, sulla tiratura e quindi sono una cosa del tutto diversa, diciamo. Cioè, per me, io ho sempre visto Yu-Gi-Oh! Come due pilastri. Uno è rappresentato appunto dalle carte d'espansione più iconiche come Maga Nera, Drago Bianco, eccetera, e l'altro dalle carte premio che sono appunto una cosa proprio a sé. Sì, però secondo me, anche se ti vuoi immettere in questa sezione del collezionismo, secondo me è ancora fattibile. Ovvio, non devi puntare a Meteo, però puoi andare su carte molto più accessibili. Per dire, io sono andato fuori per queste due carte e sono contentissimo di averle recuperate. Non sono niente di particolare, sono queste due. Sì, le conosco. Sono praticamente le vecchie tessere dove dovevi scrivere l'ID che ti dava la Konami e usavi queste al posto di quelle che ti danno adesso di plastica. C'hanno la loro storia dietro ed è interessante, ma sta roba io l'ho comprata che costa 20 euro l'una, non è niente di inaccessibile che tanta gente può avere. Oppure ultimamente c'è stato il Tokyo Dome, il torneo in Giappone, l'hanno riproposto. Sì. Ci sono due promo che sono le promo del Mago Nero e del Drago Bianco con lo stadio dietro. Io ovviamente bazzicavo così a caso su Bahia, non perché volessi comprare delle robe, e a un certo punto mi trovo questo tipo che vende tipo 7 box del Tokyo Dome, tutte e due le promo, 500 euro. Ho detto, cazzo, My Box da noi si vendono a 90 euro. No, le due promo stanno a più di 300 euro insieme. E che fai? Non te le prendi tutte e due? Ho detto, sono quelle cose che per sbaglio che prendi. E non è niente di infattibile, diciamo. No, poi appunto. Come un mese e poi te le compri. Sì, poi appunto. Queste in particolare che sono uscite in Giappone, quindi lì ci sono molte copie disponibili e giustamente si vendono di più. Ovviamente se sei così bravo da trovare un aggancio in Giappone, diciamo che anche se uno le volesse rivendere ci può sicuramente magari guadagnare rivendendole poi qua. Sì, ma il fatto è che, cioè, a prescindere di roba, quando la recupero per me principalmente, perché sì. Sono cose che in primis voglio io, poi sì, se posso fare 30 euro sopra va bene, però voglio un bel album pieno di roba interessante. Però sì, ci si può lucrare. Diciamo che il volerci fare sempre soldi sulle carte, secondo me, sta ammazzando il collezionismo. Tipo Pokémon l'hanno palesemente ucciso. Yugi, grazie a Dio, non è entrato in questo vortice. C'era entrato nel 2020-2021, ora diciamo che è parecchio in discesa e tutti, diciamo, molti rivenditori sono usciti dal mercato perché hanno visto che non riuscivano più a, diciamo, i prezzi e i soldi disponibili non sono più quelli del 2021. Giustamente le cose stanno un po' ritornando sulla terra. Ma secondo me non è solo quello, il fatto è che secondo me se vuoi fare veramente i soldi con Yugi, comprando e rivendendo, uno, devi conoscere il gioco, sia come giocato, perché molti valori delle carte dipendono da quello. Ad esempio, c'è una carta, un sincro, che si chiama Drago Tridente, non so se ce l'hai presente. Mm-hmm. Sì, ho visto esplosa ora. Il valore attualmente Ultimate sta sui 120 euro, comunque era una carta di un vecchio formato che non si giocava, stava sulla trentina. È salita così tanto perché attualmente è uscito un mazzo che ne abusa, quindi ovviamente la Max Rarity, tutto il resto è la carta più forte, il mazzo è stato fatto tutto in rarità bassissimo, tutto comune, e quindi ovviamente la gente prova a lucrare su quello. E quindi non è un Pokémon che hai un artwork di Charizard e sai già che quello la gente si taglierà le vene pur di averlo. Mm-hmm. Questo è il discorso. Poi ovvio, ci sono tante altre cose, che tipo un teschio evocato da PMT in prima edizione, indipendentemente dal fatto che esca un mazzo o meno, quello i suoi 500 euro li fa. Certo, anche perché sono due cose distinte appunto dal carta iconica del collezionismo nell'espansione giusta a magari quella che si gioca in questo periodo. E secondo te, per te cos'è il collezionismo? Perché io, diciamo, la mia idea te l'ho data. Beh, allora, personalmente mi piace definire il collezionismo come un viaggio fatto sicuramente di tanti sacrifici, ma contornato sempre da tanta passione. Ancora meglio se oltre a queste cose si aggiunge anche la condivisione, ovvero far parte di una community e poter condividere questa passione insieme ad altre persone che poi possono essere conoscenti, amici. Devo dire appunto che per esperienza personale, ma penso anche molte altre persone, grazie appunto
al collezionismo, a Yu-Gi-Oh! Hanno conosciuto appunto prima online, magari, e poi dal vivo anche hanno stretto molte amicizie, molte conoscenze, grazie anche agli eventi che si organizzano regolarmente. Quindi per me essenzialmente il collezionismo è questo. Poi indipendentemente, ovviamente tutte le collezioni sono diverse, hanno un costo, ma comunque chiunque può permettere di definirsi collezionista con qualunque budget, a mio avviso. Quello sì, però secondo me se ti vuoi definire collezionista, cioè devi sapere cosa hai in mano. Nel senso, se no sei un Certo. classico accumulatore seriale. Per dire, io adoro la guida che ha fatto Giovanni. Per dire, perché ci sono tante cose che effettivamente non conoscevo del gioco e degli approfondimenti su roba che c'ho. Quindi mi fa piacere conoscere l'intera storia della carta e il perché sia valga così tanto, sia perché è così ricercata. Dalle promo, esempio, quelle, cioè promo, nel senso, le carte trofeo con il volto dei giocatori, quella è una roba insensata. La carta di metallo col BLS che ovviamente hanno ristampato e deve assolutamente entrare nel mio album. Cioè, sono tante piccole cose che, cioè, ti differenziano da chi, ok, dice, vabbè, carta costa 1.000 euro, deve per forza entrare nell'album. Non è così. Lì sei un No, ma accumulatore. perde l'essenza appunto del collezionismo nella carta stessa. Poi, tornando appunto su, ad esempio, sulla guida di Giovanni e su tutte quelle piccole accortezze e particolarità che sulle promo, sulle carte premi, eccetera, trovo veramente che sia una cosa anche abbastanza fondamentale, perché su internet c'è davvero poca informazione su queste cose, anche perché sono carte che, essendo uscite magari 20 anni fa, definiamo l'epoca in cui su internet c'erano pochissime informazioni sugli eventi e sui premi, penso che per una persona che davvero apprezza queste cose sia abbastanza orcolato queste informazioni, e quindi sono informazioni che, a meno che uno proprio non si interessa molto, difficilmente riesce a trovare su internet, perché da poche parti sono scritte. Ma informare, come ho fatto personalmente io nel tempo, anche ci è voluto tanto prima che io potessi comunque comprendere, diciamo, tutte le carte premio, magari da la loro il numero in cui sono state date, l'evento in cui sono state date. Quindi non sono cose scontate e semplici. No, no, questo no, più che altro perché, come ho detto prima, Yu-Gi-Oh! È un gioco competitivo rispetto a Pokémon che è collezionismo, quindi su Pokémon qualsiasi promo, qualsiasi cosa, c'è qualcuno che te la racconta. Yugi, gira intorno al se gioca, quanto è forte, e quindi tutto il resto è una cosa molto secondaria, di nicchia, degli addetti ai lavori, e quindi è normale che informazioni del genere non escano. Cioè, non è che non escano, non interessano e quindi non vengono raccontate. Per questo molte, cioè, per dire, c'è molte robe che effettivamente ogni tanto escono fuori. Per dire, non so se ti è capitato di vederlo, ma è uscita quella incredibile square cut del Mago Nero in italiano. Sì, ho visto. E doveva essere Cioè, è mia. uscito. Però sai, quando Sì, viene a no, ho conoscenza visto. che è apparso questo foglio, un tipo che conosceva un tipo, l'ha tagliata e l'ha regalata al figlio, e poi dopo 20 anni riescono, cioè che non sai neanche come dargli un valore, perché quella roba non, cioè, non interessa a nessuno, ma c'è qualcuno che è disposto a pagartela, quindi è un po' Sì, questo è di un... vero. La follia dei collezionisti, diciamo che non ha mai fine. Quindi sono cose un po' a sé, appunto, molto perché... diverse dal gioco. Eh no, perché mi rapporto sempre con Pokémon, qualsiasi promo, qualsiasi cosa porti, la gente sa quanto valutartela, quanto pagartela. Devono tirare fuori 50.000 euro, li tirano fuori e stanno zitti. Yugi è più buon, sai, ma non si sa, è la prima volta che si vede una Sì, roba del sì, sì. genere. Cioè, quando è stato venduto Tyler, cioè, praticamente era una roba che nel mondo di Yugi non si era mai vista, era... No, ma secondo me in nessun altro gioco si era mai vista, perché appunto una carta unica, uno su uno, fatta apposta per bambino appunto malato di cancro, secondo me anche in nessun altro gioco è stata mai fatta. Quindi, cioè, io trovo veramente bello che anche, per esempio, le carte premio del mondiale è una cosa che si trovano praticamente solo sulle Yugi, con appunto artwork proprio Inediti. molto, sempre diversi, molto originali, esatto. Allora, sì, rispetto a Pokémon sono più belle, però anche quelle sono uno su uno. Diciamo che ci sono altre. Allora, ci sono queste carte costose, però sanno già che valore dargli. Su Yugi questa cosa è un po' più alla bene e meglio. Sì. Perché alla maggior parte non frega niente. Cioè, devi trovare quello che è disposto a pagartela. Bene. Adesso vorrei passare alla tua collezione, che è la cosa che maggiormente mi interessa, soprattutto Ok, guardando Instagram. sono pronto. Ma guarda, ho trovato un tipo sempre su Instagram che ha fatto il power level della tua, cioè della roba insensata. Tanto mi Beh, sembra sicuramente lo anche... conosco. Sì, no, c'era il follow sulla sua pagina, tipo è un profilo da 400 follower. Era un giapponese, mi sembra, che aveva una delle carte premio col volto dei partecipanti. Ok, Me l'aveva passato Giovanni. quello. Comunque, qual è il
Forse ho capito, però me lo dici dopo. Vabbè, dimmi. qual è il pezzo più economico che c'hai? Allora, il più economico, vabbè, parlando sempre di carte premium, Sì. giusto? No, in merito alla tua collezione, cioè che no, vale poco, però dici, cavolo, è proprio bello da avere. Diciamo che, allora, faccio un preambolo. Essendo passato a collezionare queste carte molto costose, diciamo che ormai io colleziono solo queste, quindi le carte d'espansione, bene o male, le ho date via tutte. Quindi diciamo che cose poco costose non ne ho. Sì, ma Preferisco avere roba 40.000 euro in contenuta. su, come la roba meno No, costosa. magari. Però senza, credo che sia una promo, si chiama Blizzard Dragon, Drago Tempesta, soltanto che la particolarità è il fatto che questa promo è molto rara in lingua inglese, mentre in tutte le altre lingue, italiano, tedesco, eccetera, vale tipo 5 euro, mentre in lingua inglese e in condizioni near mint, comunque messa molto bene, penso valga anche un 900-1000 euro. Perché questa è una promo uscita soltanto da un videogioco australiano. E da quanto so, appunto, già essendo uscita solo in Australia, quindi abbastanza esclusiva, ne hanno fatte, diciamo, poche copie, diciamo. Ok. Poi, invece, parlando soltanto di carte premium, sicuramente quella più economica è il Dance Wall Scarf versione trofeo, che penso ad ora stia sui 2000-2500 euro. Ok, quelli della Summer Cup. Sì, Summer Cup 2008. Ma perché le altre che hai che mi hai mandato in foto stanno di più? Sono tutte comuni rispetto a quella che è ultra. Sì, no, sono tutte uguali, Ah, sì. bene. Cioè, poi, no, mi sono sbagliato. Allora, perché quelle Ah. lì le avevo prese, ho avuto appunto, poi questa era anche una bella curiosità. Nel periodo 2021-2022 ho trovato e comprato tantissimi di questi trofei, ho fatto una lunga ricerca, ho contattato moltissimi vincitori o comunque giocatori, vecchi giocatori del tempo e la cosa buffa è che moltissime persone avevano ancora questi trofei perché pensavano magari che non valessero niente, comunque fossero, diciamo, ormai degli oggetti così di poco valore. E quindi con molti di questi mi sono accordato e li ho appunto comprati. E poi, quando ho avuto la possibilità, li ho usati, li ho scambiati, li ho usati come materiale di scambio oppure li ho venduti per comprare carte premium della collezione. Questa è, cioè, tu l'hai fatto proprio pre-mercato che esplodesse apposta, cioè, quanto le hai pagate le robe? Dipende, perché allora senti, io in quel periodo ho avuto, non sto scherzando, solo di Death Volscalf ne ho avuti in quell'anno circa una ventina. Il massimo che ho avuto tutti insieme sono stati appunto 7, come nella foto che ti ho mandato. E al tempo io fino a 2000 euro li compravo, perché al tempo la maggior parte li ho venduti per 3.500-3.000 euro circa. Ah, ok, allora Quindi neanche ne hai pagati no, pochi. io mi accordavo con il venditore, comunque gli andavo incontro, nel senso se ritenevo che la cifra per me era giusta, non avevo problemi comunque a comprargliela. E cioè, io voglio sottolineare comunque che per molte di queste persone questi trofei non avevano valore, quindi per loro è stata una scoperta fantastica, che io li potevo dare centinaia o migliaia di euro, quindi parliamoci chiaro, è stata sicuramente una bella scoperta anche per loro. No, ma cioè, nel senso, considerando che non sapevano niente, veramente potevi pagarli molto, molto meno. Poi può essere vero, Sì, cioè, sì. tipo 50 euro non accettavano. Però penso che quando io già gli offrivi 600-700 euro, iniziavano già a sfregarsi le mani. Con 2000 euro, hanno detto, vabbè, è andato, è tuo. Sì, esatto, no, La mia infanzia poi vale meno di punto. quei soldi. Bene, visto che, vabbè, abbiamo parlato dei pezzi più economici. Adesso vorrei che mi raccontassi la storia di Meteo. Ok. Io penso che tu sei l'unico in Italia ad avere una carta del genere. Quindi, cioè, per me sei il collezionista. Il collezionista che ha raggiunto l'apice, No, sono ha grato. ottenuto quello che tutti sognano. Una carta da 150.000 euro. No, beh, un po' meno, però penso di essere l'unico in Italia, a meno che magari in futuro, come è già successo, qualche giocatore italiano non ne vinca una, però la maggior parte delle volte diciamo che soprattutto i giocatori non hanno un grosso interesse a tenere, cioè preferiscono tenere i trofei e vendere la carta premium. Come ricordo, carta premium magari appunto venderla, visto che ad oggi diciamo, è risaputo che valgono molti soldi, soprattutto quelle del mondiale. Allora, la storia ha dell'assurdo, nel senso che sono stato veramente la persona giusta nel momento giusto. Era il periodo in cui iniziavo appunto avevo già contattato molte persone, contattavo le persone, come ho detto prima, alla ricerca di questi trofei da comprare. Principalmente appunto compravo quelli come quelli delle Summer Cup con la carta all'interno del vetro. Prima li ho cercati in Italia e poi mi sono largato a cercarli anche in altri paesi d'Europa. Per cui, totalmente a caso, scrivo a questo ragazzo spagnolo, vabbè, la nazionalità posso dirla, e gli chiedo: ma hai sempre dei trofei?
trofei di Yu-Gi-Oh! E lui mi fa: sì, ho sempre tutti i miei trofei e ho anche ancora meteo del mondiale del 2004. Vabbè, io lì non mi aveva mandato nessuna foto, non ci credevo. Gli ho detto: vabbè, dai, stai scherzando, sarà una carta orica, sarà una replica, cioè sarà una carta falsa. E lui mi si è accesa una lampadina quando lui mi ha detto: guarda, lasciami il tuo numero che torno a casa, ti mando una foto, però ti avverto già che è una cosa a cui tengo molto, probabilmente non la vendo, perché già molti anni fa una persona mi ha contattato offrendomi 15.000 euro, ma io non gli ho più risposto perché alla fine non avevo bisogno di soldi e preferivo tenerla. E allora lì avevo già iniziato a pensare: cavolo, forse è vero, forse ce l'ha davvero, anche se finché non la vedevo non ci credevo. Quindi mi ricordo ancora, era a casa di mio amico, perché era tipo un sabato sera, un venerdì se non mi ricordo, e mi arrivo questa foto appunto di meteo, e io lì veramente non... Ma la cosa assurda è che io penso che lui sia stato uno dei pochi vincitori che ha tenuto la carta premio per così tanti anni, perché tutti la vendono o subito o anche qualche anno magari la tengono, però penso che quasi tutti l'hanno venduta. Guarda, c'è un'altra persona che ce l'ha ancora. E l'ho trovata. Volevo scriverlo. Questo... Vediamo se è la stessa che penso io. Anche lui è un ragazzo spagnolo. No, è un ragazzo greco. Ok. Ah, ok. Quando. Supermarket. Deve essere per forza lui, perché quando ho visto la classifica delle persone che hanno vinto il mondiale nel 2005, era il greco ad aver vinto. Sì, però ti dico, io ho parlato con il vincitore e lui l'ha venduta nel 2013 sempre in Grecia, quindi Ah, diciamo ok. che non è lui, ma è il ragazzo a cui l'ha venduta. Ok, quindi è inutile provare a fare un'offerta. Lui vuole 1 milione di euro e 1 milione di euro non credo avrà mai. Io ho parlato con un ragazzo asiatico che era attivo sui gruppi di Yu-Gi-Oh!, ora non colleziona più Yu-Gi-Oh! Per degli avvenimenti successi, ma mi ha detto che lui aveva visto anche lui questa carta e che era disposto a offrire fino a 300.000 dollari, soltanto che quel ragazzo li ha rifiutati. No, no, scusa. No. Perché per questo ragazzo greco vale di più, e riteneva addirittura l'offerta bassa, quindi Allora, per farti capire. parliamoci chiaro. Come fai? Allora, un conto tu mi dici: no, sono collezionista, mi piace, me la voglio tenere. Ma dire che 300.000 euro è un'offerta Lo so, bassa? è follia. E quindi qua ci colleghiamo all'altra domanda. Per Meteo, tanto ormai era uscita la notizia che tu ce l'avessi te. Hai avuto un'offerta? Intanto metto qua. Ce l'avevo pronto. Quanto è bello, quanto è bello. Io accetterei anche una replica di una roba del genere. Le prime carte premio sono incredibili, hanno degli artwork insensati. Sì. Che poi appunto, per curiosità, per chi ci guarda, che molte persone magari me lo chiedono quando vedono questo case, che questi sono i vecchi case che hanno fatto dal 2004 fino al 2007, che qui ci sono delle viti. Queste viti si possono anche, diciamo, svitare in un cacciavite. L'unica cosa è che, vabbè, non penso si veda, ma la carta è incollata sia a bordi che ad angoli, quindi anche se svito e levo queste viti, il case non si apre, quindi non può essere rimossa da questo case nero. Ok, pensavo fosse tipo Tyler, tanto il case non è È uguale. uguale il case, soltanto che non so perché Tyler l'hanno non l'hanno incollato. Infatti, quella è una cosa davvero strana. Quindi, nel senso, non puoi provare a mandarla a PSA perché altrimenti rischi di perdere migliaia di euro. No, vabbè, io penso che è una follia aprire una carta del genere, cioè è stata fatta, è stata messa qua dentro, deve rimanere qua È dentro. bello, Poi cioè. penso che si danneggerebbe perché essendo incollata, questa carta ha 20 anni perché è uscita, l'hanno data nel 2004, quindi non puoi sapere se riesci ad aprirla e la riesci a estrarre integra o se la danneggi. Secondo me la danneggeresti per forza, però. Un'altra curiosità, dicevo che appunto questa è una, probabilmente, ora non per vantarmi, perché non. Sicuramente una delle copie messe meglio di Meteo, perché ne esistono soltanto sei. Due delle sei sono sanfede, ovvero che l'artwork e comunque tutta la carta, il fronte della carta è un po' scolorito. Questo succede perché al tempo, primi anni, appunto, quando era uscita, ovviamente queste carte non avevano il valore che hanno oggi. Molti store giapponesi compravano queste carte e comunque, vabbè, già al tempo erano uno strumento per attirare persone nel loro negozio, perché comunque erano, diciamo, ricercate e rare anche al tempo, soltanto che valevano molto meno, e quindi esponendole nelle vetrine dei negozi con la luce solare, nel tempo l'artwork si scoloriva, e oggi questo è un danno che appunto toglie valore alla carta. È ovvio che perde un valore abbastanza esiguo, però è sempre meglio averla, diciamo, non sanfaded. Comunque, se ci fosse qualcuno qua che ci sta ascoltando, che ce n'ha una Unfaded a un buon prezzo, io non disdegno assolutamente di fare un'offerta. Comunque, parlando di offerte, hai avuto quell'offerta che non si può rifiutare?
Ma tu ovviamente hai deciso di rifiutare? Allora, offerte indecenti, guarda, per me già la prima che ho ricevuto quando sono andato a prendere, perché sono andato a prenderla personalmente in Spagna, questa carta a mano, era già indecente già quella e posso anche dirlo, non è un problema, mi sono stati offerti prima 50.000 dollari da un ragazzo americano e poi un ragazzo cinese mi ha offerto 400.000 soldi cinesi che Ah, equivarrebbero ok. a 53.000 euro. No, no, no. Allora, già al tempo per me questa era un'offerta indecente. Poi, confrontandomi con altre persone e appunto, vabbè, quelle offerte comunque le ho rifiutate e col passare del tempo altre persone che mi hanno scritto, cioè, mi sono accorto che quelle offerte erano addirittura abbastanza basse. Poi io, cioè, basso è un eufemismo, però diciamo che l'offerta più alta che ho ricevuto non molto tempo fa è da un asiatico, non dirò la nazionalità, il nome per estrematezza e tutto quanto, che mi ha offerto 75.000 dollari. Ok, E quindi diciamo che forse questa avevo sentito, però sapevo Diciamo avessi che accettato, avevo ok, sì. accettato. Diciamo che sono. Ci sto parlando e ci sto pensando sopra. Sono in fase di decisione, diciamola così. Non mi dilungo troppo. Che poi, cioè, queste offerte ci tengo a precisare che sono solo in soldi, non sono in carte. E quindi non sono metà scambio, metà soldi, no, sono solo soldi. Quindi sicuramente hanno un grande valore rispetto a magari un'offerta a scambio, che ovviamente carte molto costose non è nemmeno troppo semplice venderle. Non parliamo di carte mondiali. Quindi, sai, nell'offerta a scambio magari uno non sa mai se un domani riesce comunque a ricavarci la cifra che pensava o meno. Ti dirò, se fossi io al tuo posto, io ho già avuto problemi con Mima in merito a questa carta, se te la farò vedere, che ho sbustato. Sono molto fiero di questo perché mi ha detto, no, vendila perché se non la monetizzi non è né un vero plus. Ho detto, ma scusa, mamma, mi piace, posso tenerla. Ok, non mette a fuoco ancora. Ok, ora sì. Ok. Non la conosco, quindi sono totalmente ignorante Allora, su questa. praticamente in Giappone sono usciti ultimamente due set, uno che si chiama Side Pride, uno Side Unity. Questo è la carta Side Unity. Praticamente all'interno di questo box ci sono due carte costose, ovvero una maga nera Alternative Art che sta sui 700 euro, che da noi verrà messa all'interno dei nuovi tin, e questa. Questa qui, quando tu sbusti questo prodotto, sai già che non la trovi, che è stata stampata in 1000 pezzi sul totale di box stampati. Praticamente questa carta ha un codice che se tu inserisci sul sito della Konami, ovviamente avendo un ID giapponese e abitando in Giappone, puoi ottenere una teca con questa maga nera e un mago nero Alternative Art che insieme formano un unico artwork. Poi Beh, che figata. nell'altro box c'è token con Kaiba che si chiama Side Pride, dove c'è la possibilità di ottenere la teca col drago bianco e il drago nero che sparano il raggio nello stesso punto. E ovviamente io quando l'ho tirata fuori, capisci, spendi 90 euro così per fare il content su Twitch, ti ritrovi una carta che aveva i venduti gradati a 8.000 euro, ti prende un po' Beh. male. Soprattutto perché la teca, se la ottieni, ne vale altri 6.000. Beh, Io sarebbe un ovviamente, bel da guadagno. buon collezionista, ho detto col cazzo che la do via e me la tengo. Pensaci bene. Beh, io sono il primo che non dovrebbe parlare, quindi Sì. non posso dire niente. Però. Boh, ti dirò, non avendo adesso necessità di soldi e considerando che questa carta a me è costata 90 euro, mi sa che una bella teca qua dietro fa la sua bella figura. Io ho Beh, già sì. preso accordi, a dicembre arriverà. Poi, così tanto, mi sono giocato tutta la fortuna della mia vita, nel senso, come minimo domani mi prenderanno sotto mentre vado in bicicletta, nel senso. Tocchiamoci. Comunque un'altra piccola chicca che sperando subito che non ti ho fatto vedere. Quindi volevo dirti, per me Meteo, se l'hai pagata una cifra, non ti chiederò ovviamente la cifra, che non ti cambia la situazione, cioè la tua vita, e sei un collezionista di carte, io la terrei, perché è una cosa che ce l'hai, non ti ricapita di riaverla. Questo assolutamente è vero, ma infatti è una cosa a cui ho pensato da ormai, da quanto c'è da 2 anni a questa parte più o meno, un anno e mezzo. Diciamo che ci sto pensando un po' più seriamente perché questa offerta è decisamente più alta di quelle che ho ricevuto, quindi sicuramente è una grande Sì. offerta. Io comunque l'ho pagata, è Sì. stato un buon affare, ma comunque sono stati tanti soldi. No, ma me l'avevi pure detto, quindi so quanto l'hai pagata. Poi il ragazzo mi ha regalato anche. Cioè, io non lo sapevo che me la portavi, mi ha regalato anche questo, che sarebbe Targhetta. la targhetta del trofeo, perché oltre alla carta premio davano il trofeo della tavola del millennio. Questa è la sua targhetta, perché io volevo comprargli appunto anche insieme a Matteo, come diciamo Sì. set intero, anche La il tavola. trofeo, soltanto che quello mi ha detto, guarda, preferisco tenermelo per ricordo, perché comunque ci sono sempre attaccato e vabbè, ho rispettato la sua Sì. scelta. No, no, però è stato Mi ha gentile detto.
darti la targhetta. No, decisamente. Boh, non lo so, questo è quel tipo di roba che, cioè, per dire, a me il fatto che me l'hai portata, cioè me l'hai portata, ce l'avevi, me l'hai fatta tenere in mano, per me è già una cosa che non pensavo in vita mia di fare. Figuriamoci te che ce l'hai in mano. Vabbè. Sì, ma appunto per me è assurdo anche per me averla qua. Fidati che io non mi sono ancora abituato. Quindi, cioè, sono estremamente grato che appunto questo ragazzo sia accorato con me. E appunto l'ho incontrato anche dal vivo perché sono andato in Spagna, vicino alla sua città, a comprarla, a prenderla. Ci siamo incontrati appunto nella hall del mio albergo. Mi ricordo ancora quando lo aspettavo, che era un'attesa infinita, ero stranervoso. Ma è stata un'esperienza fantastica, veramente. Sono appunto estremamente grato che lui, cioè, ha scelto me come acquirente. Poi diciamo che sono stato appunto la persona giusta nel momento giusto, perché lui aveva bisogno di ristrutturare case, quindi diciamo che è stato più facile convincerlo, mettiamola Sì. così. Non è servito portare la pistola, no, per prenderla. No, Beh, no. te c'è un altro bel pezzo che mi piacerebbe avere, però mi sa che l'hai già dato via, che è lo Shikishi. Lo shikishi, sì. Quello. Ne ho visti anche altri online, sempre sui tipo 4.000 euro. E volevo sapere se ce l'avessi ancora o ha fatto un No, volo. l'ho dato perché ho ricevuto comunque quella che a mio avviso, cioè, una buona offerta. Ho fatto un prezzo e mi è stato detto va bene, lo compro. E quindi, allora, diciamo che ce ne sono altri tre o quattro che ho sott'occhio, sempre del mondiale, soltanto che tre di queste quattro persone non vogliono vendere. Con l'altra, guarda, mi ha risposto proprio oggi, però è una cosa estremamente lenta, per cui ci sono in dialogo, speriamo che anche lui non sparisca. E se ho la possibilità di prendere un altro, lo prendo sicuramente. Vuol dire che di Shikishi ce ne sono tanti. Secondo me, vabbè, quelli del mondiale che sono stati dati dal 2005 al 2007, soltanto in questi 3 anni, penso che siano gli Shikishi più rari e di conseguenza anche un po' più costosi rispetto a tutti gli altri, perché sai, quando parli di queste cose, secondo me è facile cascare anche in magari disegni che possono essere contraffatti, perché purtroppo si sa che quando muore un autore, come può essere appunto il creatore di Yu-Gi-Oh!, si creano tanti falsi e quindi non sai mai magari quello che compri. Mentre per questi magari io posso andare un po' più sul sicuro, perché magari li prendo direttamente dal vincitore del tempo, che appunto corrisponde al nome del vincitore, proprio lui. Ci sono delle foto che lo testimoniano, quindi su quello vado totalmente tranquillo. Mentre quelli che magari possono andare nelle aste, possono andare online nei siti giapponesi o nelle case d'aste americane, sai, non lo so, forse sono io un po' troppo prevenuto, però non mi fiderei poi così tanto. Da quel punto di vista sono d'accordo, perché comunque sono tanti soldi. È sempre meglio avere una certezza in più. Più che altro perché io le ho viste. Cioè, c'è una foto dell'epoca con gli Shikishi a colori, mentre ne ho visti tanti altri, tipo anche quello tuo, che è in bianco e nero. Quindi, cioè, sono stati dati in anni differenti o. Guarda, io sinceramente non sono un grande intenditore, perché io ho semplicemente avuto, ne ho avuto uno e onestamente comprerei solo quelli del mondiale, agli altri non me ne interesserei personalmente, perché magari poi sono anche veri tutti quegli altri, però ne ho visti anche alcuni a colori, sicuramente sono stati dati anche in anni diversi, magari più avanti, però non tutti sono per forza firmati da Kazuki, magari ci sono altri che sono stati fatti da, per esempio, disegnatori di GX o cose così, almeno da quello che mi è stato detto. Ok, è vero, sì. No, perché ne ho visto uno anche di Yuma, ma non so effettivamente da chi era stato fatto. Poi così, un attimo, roba off topic. Nel caso Sì, riesci a sì, sì. recuperare quello lì, si può fare un'offerta, se ne può parlare, rate, o un tipo. Al dialogo sono sempre aperto. No, 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 è un buon prezzo, nel senso, se ne può sicuramente parlare. Diciamo, tanto meteo non me lo posso permettere, però un bello Shikishi di Kazuki Takahashi, quello se ne può discutere molto bene. Andiamo avanti, speriamo che succede quando c'ho casa mia, perché se no mi mamma è male. Allora, in merito a tutte le robe che hai comprato, perché le robe sono varie, cioè di trofei, carte, roba varia. Cioè, uno, come la convinci una persona? Perché per me sono cose che di base una persona non è disposta a venderti. E poi come gli dai un valore? Nel senso, tanto non credo che trovi venduti della Stele del Mondiale tutti i giorni su eBay. Sì, questo è vero. Allora, dipende sicuramente di che oggetto, di che carta stiamo parlando. Allora, diciamo che sicuramente possessori di carte premio come me tengono, o almeno cercano di tenere sott'occhio se ci sono vendite durante il tempo, sia private che in aste o comunque online. Perché, allora, diciamo che chi mette in vendita, soprattutto
su Facebook e vende privatamente carte premio, molto spesso non ci tiene a divulgare il prezzo. Però diciamo che cosa succede? Tra chi possiede carte di questo tipo, si forma una specie di cerchia un po' ristretta, diciamo. In questo caso io, se vado a chiedere a una persona che ha venduto una carta premium e che normalmente appunto non vuole dire a quanto l'ha venduta, il 90% dei casi mi viene detto, perché comunque sanno che io stesso ho comunque carte del genere, quindi si forma, diciamo, questa specie di cerchia dove magari anche chi non vuole divulgare pubblicamente il prezzo, me lo dice. Poi diciamo che si tratta sempre di questi oggetti, si tratta sempre di quanto una persona è disposta a pagare e quanto il possessore è disposto ad accettare. Quindi laddove non ci siano venduti recenti, diciamo che idealmente è il venditore che comanda un po'. Per esempio di carte mondiali come Meteo, se parliamo di cose molto particolari come lo Shikishi o il trofeo della tavola del millennio, mentre se parliamo di carte da Shonen Jump, da Faro Tour, un'idea te la fai, perché comunque dei venduti nel tempo un po' qualcuno ce n'è. Magari non saranno recenti della settimana scorsa, ma in qualche mese, perché qualche volta all'anno di solito queste carte escono, diciamo. Sì. Chiaramente parlo o su eBay o su gruppi Facebook internazionali, comunque americani, non parlo di gruppi Facebook italiani o quant'altro, diciamo. No, 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 ma non credo che ci sia qualcuno in Italia che effettivamente tratti roba così costosa. Cioè, penso l'unico gruppo dove ho visto roba interessante, ma è un gruppo americano che si chiama tipo 1000 Collection, una roba del genere. Ok, può dare. Ma lì è tutta gente che è piena di soldi. Domanda importante in merito a Meteo o in generale a quello che hai. Ovviamente penso che da post pandemia a oggi è alla luce di tutti che oramai i giochi di carte non sono un hobby per bambini. Beh, E sì. che, diciamo, le carte costano incredibile. Lo dicevamo da 20 anni e ci sono arrivati adesso. Vedo tanta gente che tipo tiene tipo Black Lotus e roba del genere nella cassetta in banca. Cioè, tu la roba che hai la tieni in casa o posso venire domani col coltello e provare a portarmi via qualcosa? Allora, diciamo che inizialmente io ero uno di quelli che diceva: ma sì, chi se ne frega, non può mai succedere nulla, tengo tutto in casa, se voglio anche bello esposto in camera, non so, così, e tanto chi se ne frega, non... Però da un po' di tempo a questa parte ho preso la decisione, che tra l'altro appunto mi scuso con chi ci guarda, che magari non posso mostrare materialmente quello che ho e le carte, alcune delle carte che abbiamo elencato, perché gran parte delle mie carte sono in un altro posto, con me ho soltanto le due, diciamo, un po' più grosse, che sono appunto Meteo e un'altra carta che ora a breve ti mostrerò, mentre diciamo magari per dividere un po' il valore o comunque per non avere tutto insieme con me, tengo tutto il resto che ho da un'altra parte, e beh, penso che sia meglio appunto prevenire in queste situazioni, quindi magari non succede mai nulla, però meglio così. Su questo sono d'accordo con te perché, allora, da un lato, cioè, a me mi scoccia avere qualcosa che mi piace, cioè, ho sudato per ottenerla e poi non poterla avere con me e poterla vedere quando voglio. Però, oramai, cioè, te sei messo in mostra. La gente sa chi sei, sa cos'hai. Quindi, cioè, ho visto rapine in merito a carte Pokémon, carte di Yugi ancora no. Però, c'è gente che sa quello che hai e cosa è disposto a fare. Un paio d'anni fa mi sembrano spaccati i vetri di una macchina al nazionale o a un ICS per portarsi via gli zaini pieni di carte. Quindi, Sì. diciamo che non si è mai troppo al sicuro con determinate cose. Perché se c'è qualcuno Sì, vabbè. disposto a pagarti quella carta 75.000 euro, c'è qualcuno disposto a entrarti dentro casa per rubare. Anche se comunque, Sì, poi secondo me, appunto. è più tracciata questa rispetto ai 75.000 euro. Sì, poi vabbè, diciamo che vabbè, è più semplice magari rubare in un negozio, ad un evento, piuttosto che in casa, però mai dire mai, diciamo, quindi mettiamola così. Cioè, se uno deve mirare per forza le carte, intendo. Diciamo che però tipo facendo sparire quel meteo, cioè ci vuole poco. Valeggiare un negozio ci Sì. vuole di più. Sì, no, infatti sono d'accordo. Tipo esempio, le collezioni solo Raw o c'è anche roba gradata? Allora, io ho anche qualche gradata, ma le poche gradate che ho sono perché ho avuto dei buoni prezzi, dei buoni affari, e quindi le ho prese. Però a me piacciono e riesco a godermi molto di più le carte Raw. Io non ho mai mandato a gradare, le uniche gradate che ho appunto sono perché le ho comprate, perché ho avuto delle buone Ti offerte. capisco. E quindi, guarda, per assurdo, conto questa storia, il mio ultimo acquisto è stato il sarcofago d'oro da Faro Tour in lingua italiana, che è un PSA 8, che appunto tra l'altro è la carta di cui ti dicevo prima.
prima che ho qui con me, che appunto ho un meteo e questa qua. Si prendono le tronchesi in un angolino bello, potente. Si rompe a Aspetta, metà. bravo. Mi piacciono così tanto le row che inizialmente avevo la malsana idea di romperlo e di tenerlo in un top loader e tenerlo raw, però poi ho detto vabbè, il case PSA è un buon top loader, quindi me la tengo così, diciamo. Va bene, ma quante ce ne sono in giro queste robe? Perché io è tutta la vita che ne voglio uno, sia di quello che di un qualcos'altro. Allora, questa è molto particolare. Perché quello che hai te sembra tutto troppo particolare da essere accessibile alle persone Ah, umane? questa è molto particolare perché è lingua italiana. Il Faro Tour veniva svolto in tutti i paesi d'Europa. Però la particolarità qual era? Che in Italia, Francia e Germania la carta premio veniva data nella lingua locale. Quindi c'è un sarcofago inglese, un sarcofago francese e uno tedesco. Di questo in italiano ne dovrebbero esistere due copie. Da quanto si vocifera, perché si dice che al tempo i due finalisti pareggiarono e quindi la carta premio fu data a entrambi. Sai, sono voci, penso che sia plausibile, però visto che comunque sono eventi di tantissimi anni fa in cui internet era poco usato e ritorna sempre al solito discorso che c'è poca informazione. Su internet non trovi praticamente niente, quindi diciamo che niente è certo. Però le Faro Tour, lingua diversa da quella inglese, sono molto molto più rare di quelle inglesi. Non ho questo problema, colleziono in inglese, quindi se c'è un modo per spendere migliaia di euro in meno sono contento. Se no, l'altra volta al nazionale mi avevi portato pure quel bel playset con TG per Librarian e quell'altra. E i McLords. Quelle ancora Sì, stanno con te ho. oppure. No, ce l'ho ancora. Non qui con me, però le ho sempre. È il set che veniva dato a chi vinceva il nazionale nel 2011, mi sembra. Cioè per quelli che si classificavano poi al mondiale. Però veniva dato soltanto in Europa e si dice anche in America del Sud. Quindi ce ne dovrebbero essere circa 30-50 set realizzati. E vabbè, chiaramente il valore complessivo è dato quasi esclusivamente da Librarian, perché penso che sia quella magari anche un po' più giocata, Sì, poi correggimi se sbaglio. nel retroformat. Gli altri due sono proprio di contorno, diciamo. Quindi non ti chiedo di spezzare il set e darmi la più brutta. No, lo tengo intero, lo tengo, sarebbe un peccato. No, ma più che altro parlando con Merli, io gli ho detto: ma la carta promo? Quale carta promo? Io a me ci Al hanno tempo non la dato davano. il trofeo e basta, poverino, cioè l'unica Sì, volta al che. tempo le prize card venivano date soltanto al mondiale o agli Shonen Jump, poi per i nazionali no. No, ma Infatti era molto più difficile riuscire ad avere una carta premio al tempo. più che altro è che da lì andavi direttamente al mondiale. Vabbè, adesso Sì. mettiamo la cosa davanti, così la flexiamo bene. E invece adesso abbiamo ICS, sbocchi de sangue europei. Quindi, nel pratico, ti danno la stessa promo e te la ripropongono in 20 salse differenti. Ovvio, le robe che ci sono attualmente, tipo questa, che è stata data durante tutto il periodo Covid, questa c'ha un valore che si aggira all'incirca sui 700 euro attualmente. Ma pre-pandemia, ste cose, io ricordo il numero 106, la mano gigante, che era una delle più quotate insieme a Minerva. 106 stava a 500 euro e la Minerva stava a 1000. Adesso hanno entrambe raddoppiato il prezzo, però nulla in confronto con qualsiasi altra promo di qualsiasi altro gioco che carte premio più vecchie, tipo il sarcofago. Sì. Io mi ricordo, comprai un lotto appunto di YCS Super proprio quando iniziai ad avvicinarmi un po' di più alle carte premio. Era nel 2020, mi sembra. Come un lotto? Aspetta, in che Ma senso? un piccolo lotto, Piccolo. perché c'erano i tre Dark Lords, poi c'erano due Digvorzak e una mano gigante. Il tutto preso per 400 euro, tutti questi. Tu mi stai prendendo in giro, tu mi stai prendendo in No, giro. no, te lo giuro. E in pratica, secondo me, il venditore si è sbagliato, perché al tempo io sono abbastanza sicuro che avevo ordinato un solo Digvorzak. Lui me ne ha mandati due, boh, vabbè. E appunto ne ho rivenduto subito uno a 200 euro, quindi diciamo che avevo coperto metà del prezzo che avevo speso per tutte e sei. No, Che poi, pensando ora, appunto, ma starà magari a, non lo so, 800, 900, 1000 sì, euro, qualcosa così, no, quindi, 700 perché è però. una di quelle più brutte. Sì. Allora, c'è ovviamente ci stanno ovviamente i Dark Lord che vengono ancora dati ai tornei che fanno all'ICS, quelli per i Dragon Duel, perché secondo me Konami per errore ne ha stampati troppi. E quest'anno stavo per ottenerli, perché avevo intervistato la ragazza che l'aveva vinto, che era italiana, e
per la prima volta si era riuscito a fare l'evento dopo tempo. Gli ho detto: ma un bel millino per tutte e tre? Ha detto: sì, dai, ci si può pensare, ci si può pensare. Ha detto: no, me le tengo. Ma secondo me era anche una bella offerta. Diciamo che sul market stanno a di più. Però io ho visto sui gruppi americani, cioè... Allora, secondo me card market per questo tipo di carte è un po' datato, diciamo, cioè non fa storia, però appunto io come riferimento prendo sempre i venduti o su eBay o sui gruppi americani. Sì, io vedo le repliche che stanno in circolazione, se io andassi a prendere i prezzi di card market non c'hanno senso, cioè delle repliche, Seriuya mi sembra, sì. Da noi sta a 1200 euro, vado, cerco un attimo in giro, lo trovo a 400-500 euro, che... Già, sì, non hanno senso. Io passerei all'ultima domanda. No, ovviamente, volentieri. Io censurerò la cifra. Hai mai provato a stimare la tua collezione? Allora, sinceramente no, perché non ci faccio troppo caso, troppo affidamento, anche perché magari i prezzi sulle carte premium, come possono essere Shonen Jump, sono, non ti dico volatili, però nel tempo possono cambiare un pochino in base ai venduti che si susseguono. Beh, idealmente, facendoti appunto una stima proprio realistica, non per eccesso, un pochino anche leggermente meno, però giusta, ti direi un... Secondo me ero convinto, forse magari anche qualcosa in più, però appunto dipende, perché in questo periodo per esempio alcune delle Shonen Jump sono scese un po', per esempio il Cyberstein BGS 9.5 che ho, penso che prendo come valida l'offerta che ho ricevuto, che vabbè non è in vendita, ma ho ricevuto un'offerta di 8.000 euro, quindi lo valuto quella cifra. Meteo, vabbè, lo valuto la cifra che l'offerta che mi hanno fatto, quindi diciamo per difetto ti direi questa cifra senza esagerare. Sì, no pensavo di più che altro perché ho visto tanti trofei, forse quelli effettivamente sì, può essere uno 2000, uno 3000, uno 4000, però nel mucchio diciamo è medio che... No, sì, allora sì, allora ti ripeto che tutti i Death Voskov trofei che avevo li ho dati via, me ne sono tenuto solo uno per la mia collezione personale, come anche tutti gli altri trofei delle Summer Cup che ho scambiato oppure venduto, quindi diciamo di trofei grossi mi sono tenuto la piramide, quella piccola, sì, che ha anche Merli, mi sono tenuto ovviamente la tavola, il trofeo della tavola del millennio, mi sono tenuto il trofeo sempre del puzzle, però quello grande, la versione quella che davano, okay, negli Stati Uniti, e poi a me quelli che interessa tenere sono questi tre principalmente, che sono quelli principali che mi piacciono di più. Diciamo ti è rimasta più che altro poca roba di qualità, ma nel pratico sì, non è una collezione infinita. No assolutamente, io punto più sulla qualità e su poche cose ma buone, d'altra sì, parte non si può fare tutto, troppa quantità con le carte premio. Non siamo il Moccia che si può permettere carte da 40.000 euro perché... magari. Ma la roba dei CS, quella ti è rimasta, ce l'hai ancora o... Anche quella fa... No, l'ho data via. Sì, diciamo che fa molto più gola il Farao tu. Le ultra, le super le ho date via. E va bene. Ale, grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Aveva un filo questa intervista, forse. L'abbiamo rispettato? Assolutamente no. Era una cosa molto sconnessa, ma secondo me potrebbe essere carino anche da ascoltare. Ragazzi, grazie mille a voi per aver visto questo video e noi ci rivediamo domani sempre qua, sempre con un nuovo video. Ciao a tutti.